Ma questa... questa è la... tipo il ferramenta dove si va nella seconda missione, It's Your Call. Che poi ci inseguono i russi, sì. Back to the Future proprio. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Siamo ancora qui con GTA 4 The Lost and Damned. Dopo aver completato una missione abbastanza stronza, se così si può dire, per Rebocino, dove abbiamo dovuto ammazzare il ragazzo di Gaetoni, praticamente, oggi andremo da Ashley e, ringraziando il cielo, c'è già un taxi pronto ad accoglierci, insomma. Non si rifiuta mai una cosa così. This is it, mi compadre. We're here. Why, thank you. $8, cioè potevo anche tranquillamente farmela a piedi. Sì, decisamente. Vabbè, vabbè, vabbè. Comunque, Roman's Holiday, Roman. You're here. You're here, oh man, Johnny. What's the matter, sugar? Oh, Johnny, I fucked up. I fucked up real bad. What'd you do? I messed up, baby. Promise you won't be mad. Why? What'd you do? I'm an addict. I need help. What the fuck did you do? How the hell? You must be Johnny. Who are you? My name is not important. What is this? Your woman here owes Dmitry Raskolov a lot of money. Sembra simile agli italiani di GTA 5. What? Che da come parla. Well, I'm not in the kidnapping business, dude. And I'm not in the dude business, dude. You either do it or Junkie gets killed. Not difficult decision, even for a man stuck in 1960s time. It's easy. You grab him, you deliver him to warehouse of Lampard, Bolcon Industrial. And this will pay off her debts? Well, it pays off interest. Wonderful. The name of the man we want is Roman Bellic. Yeah. He runs a cab business, but hangs around. Oh, tutti con lui ce l'hanno, eh? Dylan Street in Shotland. I got it. You find him. You take him. Now, run along. Allora, lui ha ancora il business di taxi. Fuck. No, aspettate, prima di dire una cazzata, devo verificare. Perché se ha ancora il business off beach, la cosa non avrebbe senso. Vieni qui, brutta merda. Se invece avesse il business a Bohan, avrebbe senso, però dobbiamo vedere dove c'è da andare e poi dirò il mio pensiero. Qua comunque è il campetto dove si fa la missione photoshoot per Playboy X, palese. Questo è Mike. Nice rice rocket you got there. Come with a fortune cookie? As a matter of fact, it did. Told me I was gonna meet some 1950s looking motherfucker who preferred rusty oil dripping junk to high-tech precision machinery. Rusty oil dripping American junk. Bitch, please. Your patriotism is making you ignorant. Anyway, we're gonna go grab somewhere. We need four wheels. I got that. All right, man. But I'm driving the car. Now, you sure you know how? Watch and learn, my friend. Watch and fucking learn. Fa sempre strano vedere Johnny che guida le macchine. Devo essere sincero. Vai alla bisca. Bisca, busca, tira fuori la busta. Of course we got a plan. We snatch this guy, deliver him to some other guy, then we pat ourselves on the back for doing a great job. Sounds simple as shit. If you want wicked presentation before every job you do, you're running with the wrong crowd. Who is this guy? Why you want to snatch? I don't know. I'm doing this as a favor for a friend. Must be a good friend. It's complicated. Oh, it's like that, isn't it? She like your girlfriend or something? That's cool. I'm feeling that. Things is coming together. Starting to make sense now. She ain't my old lady, all right? Sure, sure she ain't. That's why you running all over town trying to snatch a fool up, huh? Please. She's a friend and she's in trouble. I believe in looking out for people you've been close to. You
and your boys might ride, but you don't know nothing about brotherhood. Mamma mia, ste macchine che non frenano. But I know about bitches as well. This here job smells like a bitch to me. They got bitch stink all over it, son. Thank God I'm hanging out with another two-bit street philosopher. She playing you? She in trouble? I don't know. Both maybe. Fuck it. Shut up for a second. You know, Mal, I think you've got unresolved women issues. Were you close to your mother growing up? Did she let you down? We ain't kidnapping nobody because of my mama, Johnny. It's your lady friend getting us to do this. Think on that, son. Ok, qui che ci siamo, ho distrutto la macchina nel frattempo, ma questo non importa. Ok, ci siamo. Sì, ma questa... questa è la... tipo il ferramenta dove si va nella seconda missione, It's Your Call. Che poi ci inseguono i russi, sì. Back to the Future proprio. Cosa vuoi? Vai. Rapitelo. Fate di lui quel che volete. Oh, hey, old man, how you doing? Please, gentlemen. The men and they just took my money. I can't get robbed twice in one day. What do you want? The shirt off my back? Come on! We're not robbing you, we're taking you. Oh, no. Chips have been cast, Chubby. No! Wait, get in there! Somebody! Shut stop. Up! Shut up! Shut up! Badass! Povero Roman. Super imbavagliato. Però Dimitri non si è ancora visto. Cioè ovviamente l'hanno nominato, perché insomma è uno dei personaggi principali di questo gioco. Però non è ancora venuto alla luce. Ma non è così che funziona. You mean he's like trying to bribe us? Yeah. I hope he knows that you and me are men of integrity, Mal. Get back in the fuck. Cosa? Vaffanculo. Il pedaggio di merda. Ehi. Si comincia la guerriglia urbana per un pedaggio. Questo mi rompe il cazzo, ragazzi. È questo che mi rompe il cazzo. Si comincia una guerriglia per una cazzo, un cazzo di pedaggio. Cioè proprio mi rompe coglioni che non avete idea. Che palle, ho perso anche il giubbotto. Altro non c'ho neanche i soldi per ricomprarlo. Giù per il cimitero, che devo fare? C'è
Cioè, sti qui sono arrivati fino su al cimitero. Mamma mia, oh. Mi siete messi male, zio. Vaffanculo. Non vedo. Bello. Bello, la visuale, non ho visto un cazzo. Nice. Nice, per un cazzo di pedaggio. Per un cazzo di pedaggio. Per un cazzo di pedaggio. Cioè, proprio, che, ma perché? 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 Cioè, perché? Perché? Mi chiedo perché. Mi chiedo perché. You know, this ain't the first grungy European I've met recently. Ma guarda, t'ammazzassero, Roman, guarda. Altro, in un finale ci sono anche riusciti. Ho un piano, non pago il pedaggio. Almeno lui non scende. Cioè, si deve per forza buttare di sotto. È vero, sono senza armi. Ma non arrestato, sono senza. Non posso neanche minacciarlo. Cioè, capite, capite. Capite. Capite che faccio. Faccio così. Fine. Adesso mi leccate il cazzo. Per forza. Mi vedete? Ciao. Fa una cazzata sta missione, bastavano fermarsi. Però cioè, che cazzo, per un pedaggio di merda. Perché poi vanno i poliziotti, li ammazzare, ti mettono le stelle e questi qua ti chiappano per forza. Poi a Broker dove scappi? Non c'è neanche la metro sotterranea come ad Alderney. Scusate, dal Gonkin, quindi buona. Piscia d'addosso. Mi tocca ricomprarmi le armi con $800 rimasti, fantastico. Somebody looking for a fat slob with a bladder problem? So, this is Roman Belli? Not such a tough guy, eh? What is all this fuss about his cousin? Listen, buddy. Ashley's square with you now. So do me a favor. Go easy on the fat man. I've seen some of the bodies you people drop in the Humboldt. Easy, Johnny. You saw the shit stains in the back seat. He's scared enough. What happens to this shithead is none of your concern. You come with me. Ok, qua invece ho style negotiation. Ok, ok. I got a mouth. Bees. Infatti ha senso. Ha senso. Se lo portavamo invece al porto, era la missione Russia Revolution, invece qua è per lo stand negotiation, che comunque va più o meno allo stesso ritmo delle missioni di Repocino, quindi ha super senso. Però questa missione mi è stata veramente sul cazzo. Mi pagate almeno, vero? Io voglio i soldi. Non mi avete dato i soldi. Cioè, io sono con $762 e non ho un'arma. Do
Russians have got their guy. You got lucky, but you got to control yourself, Ashley. The ice got you into this mess. I know, I am, Johnny. You know what's the best thing about me? You. Call me, okay? Ma cagare, vai. Io devo andare in armeria per colpa tua, cioè. Funziona così la vita. A me non c'è, ridatemi una pistola. Tranquillo che è un t-shirt, non c'ho armi.